Rosa e 9 e 10 al corpo libero. Ecco un'altra norvegese, Anita Tomulesca, parallele. Dicevamo, Giulia, la vostra esperienza con Klimenko. Sta procedendo bene, stiamo migliorando, il livello tecnico si sta alzando notevolmente in vista poi dei prossimi mondiali dell'anno prossimo, ecco, sempre per la mancata qualificazione della squadra, ecco, questo rimane il nostro obiettivo. Ecco, avete fallito infatti la qualificazione olimpica ai mondiali di Indianapolis, dovevate rientrare tra le prime 12 nazioni. Infatti potremmo accedere ai giochi olimpici solo con tre le individualiste. Sì. In azione Daniela Vairo. Daniela Vairo, quarta nella graduatoria finale, che ribadiamo ha visto al primo posto Giulia Volpi davanti a Chiara Ferrazzi, terza la norvegese Annette Peters, la prima delle avversarie delle azzurre, quindi al quarto posto Daniela Vairo davanti a Stefania Copelli, al sesto Barbara Melozzi, come dicevamo, al settimo è finita un'altra norvegese, Marian Halvorsen. Anita Tomulesca, che abbiamo visto poco fa alle parallele, è risultata ottava, Beate Fargenes nona, Ramona Rotta al decimo posto, Carmen Falzarano all'undicesimo, Linda Rudd e Goril Lunde, altre due norvegesi, dodicesima e tredicesima, ha chiuso la serie un'altra norvegese, Hanne Hoverby. 9.367 il punteggio per questo esercizio di Daniela Vairo, genovese, 16 anni. Ed ecco ancora Chiara Ferrazzi, stavolta la trave. Abbiamo scelto alcuni dei quattro esercizi, nei quali sono stati protagoniste le nostre azzurre, parallele e trave per Chiara Ferrazzi. Anche lei ha fatto parte della formazione azzurra impegnata ai campionati del mondo di Indianapolis. Sta diventando, Giulia, e questa ecco, è una domanda che estendo anche a Dora Cortigiani, la trave un attrezzo meno temibile del recente passato per le azzurre? Veramente il lavoro fatto ultimamente sta dando i suoi frutti, non vediamo che gli errori clamorosi, le ripetute cadute, ma movimenti molto sciolti, combinazioni abbastanza interessanti, soprattutto interessanti le chiusure in questa prova. Io direi che noi a Roma stiamo lavorando soprattutto per cercare delle esecuzioni sicure, non si scelgono dei movimenti rischiosi, ma dei movimenti che diano una certa sicurezza di stabilità, perché Klimenko preferisce orientarsi su questa linea. Infatti le serie a tre, le composizioni di tre elementi, siamo ancora un po' restii a proporle perché sono più rischiose. Infatti preferiamo un elemento singolo, però originale. Infatti la Ferrazzi, abbiamo visto, ha proposto il Friflak Rulfova, si chiama, che è un avvitamento con arrivo diciamo sull'addome, sulla trave, che sì, è proposto da pochissime ginnaste nel mondo. 9.716 il punteggio per l'azzurra e ancora alla trave la numero uno norvegese Annette Pettersen. Ecco, vi siete lamentate, c'è stato un netto divario, ma inferiore rispetto a quello che c'era stato a Indianapolis, fra Italia e Norvegia. Vi siete lamentati per il troppo largo punteggio assegnato dalle giurie a Trieste alle vostre avversarie. È stato un fatto contingente quello, ecco, di non voler troppo penalizzare, mortificare le vostre avversarie? Ma sì, io penso proprio che sia stata una questione, come diceva giustamente lei, di non penalizzare troppo le norvegesi, perché in partenza si sapeva che la superiorità delle italiane era scontata e quindi non era neanche il caso di
mortificarle, anche se la differenza del punteggio è inferiore rispetto allo scorso incontro che abbiamo fatto prima dei mondiali, comunque sia non c'è assolutamente paragone con la nostra ginnastica e con la norvegese.